Prima di imbattersi in una giornata di pesca qualsiasi, con una tecnica che richiede l'uso di un'esca viva, cerchiamo di sfruttare le esche speciali che ci regala la natura. In questo video parleremo della tremolina, dal latino Nereis diversicolor, o in alcune zone d'Italia comunemente chiamato bigatella o anche verme di fango. Le sue tonalità possono essere chiare o più scure, in base alla salinità dell'ambiente in cui vive. Per la ricerca di questo verme sono ottime le zone paludose e lagunari. Lungo le rive limacciose di una valle o di una laguna a ridosso del litorale, lungo le sponde di un fiume o di un canale, nei pressi delle loro foci a mare, è possibile recuperarla, scavando buche non molto profonde ed utilizzando una pala per raccogliere materiale fangoso da setacciare. Viene maggiormente raccolta in Francia e importata per sopperire purtroppo alla mancanza di quella nostrana nei periodi invernali e non. È un verme di mare che appartiene alla famiglia degli annelidi e prende questo nome dal modo di muoversi che ha, che a volte sembra un tremore. La tremolina viene riposta una volta raccolta in piccole scatoline di cartone o polistirolo che hanno la funzionalità di mantenere alta l'umidità e il composto di alghe o di fango all'interno, allungandone la durata di sopravvivenza. Per conservarla al meglio si consiglia di mantenerlo ad una temperatura di 14 gradi in un ambiente abbastanza umido. Se ben conservato nella sua scatolina, può arrivare a durare dai 5-7 giorni se è comprata in negozio. Se invece raccolta in natura, quindi totalmente viva, sopravvive anche oltre i 15 giorni alla temperatura ottimale. Il nostro grande consiglio è quello di non far subire alla scatolina contenente i vermi dei grandi sbalzi termici e di controllare l'umidità della terra. Tecniche di impiego. Questa viene considerata l'esca per eccellenza per pescare negli ambienti portuali, nelle foci dei fiumi, e non manca mai nella selezione delle esche di un esperto pescatore.
può tranquillamente affermare che questo verme nasca per le pesche leggere con il galleggiante, ma resta l'arma segreta di molti surfcaster che lo usano in maniera sapiente anche a lunga distanza. Non resistono alla sua fragranza cefali, sogliole, spigole, mormore, orate, ombrine, aguglie, corvine, saraghi, scorfani, gallinelle, merluzzi e molti altri ancora. È opportuno visionare le zone di scavo in condizioni di bassa marea alla ricerca di quelle che presentano tanti piccoli fori che costituiscono le gallerie scavate dalla tremolina. Inoltre, è da tener presente che questi vermi vivono in colonie, costituite da elementi tutti della stessa lunghezza. Per cui, se sceglieremo bene le zone di scavo, ci basterà effettuare solo qualche bella buca per raccoglierne in quantità sufficiente. Conservazione. Le tremoline estratte dal terreno vanno riposte con cura in un contenitore di cartone o di legno, assieme a del fango del loro stesso habitat e a delle alghe inumidite con acqua di mare che serviranno per il loro nutrimento. Tenete infine presente che le tremoline spezzate muoiono dopo poco tempo, per cui vanno estratte con molta cautela. Le scatole così preparate vanno avvolte in uno straccio umido e conservate in un luogo fresco, oppure in frigorifero, ad una temperatura media di 10 gradi. In queste condizioni, se integre e ben inumidite, potranno conservarsi anche per più di una settimana, da 6 a 12 gradi. Innesco.
Il suo innesco deve essere sempre effettuato a partire dalla testa, in modo da lasciare la coda di muoversi liberamente. Per insidiare pesci di grossa taglia vengono innescati più esemplari a grappolo, mentre può essere usata a pezzi per pesci di piccola taglia. Piccolo gesto, puoi esserci di grande aiuto. Iscriviti al canale e lascia un like per sostenere il nostro lavoro. Grazie di aver guardato il nostro video. Ci vediamo presto per i prossimi Segreti del Mare.